I diritti linguistici, che riteniamo debbano essere tutelati al pari di tanti altri diritti, abbiamo iniziato a coltivarli nell'Università di Teramo, sempre in accordo con l'Università di Tirana, quando abbiamo potuto toccare con mano la necessità e l'esigenza di tutelare alcune lingue minoritarie, fra cui in primo luogo, credo di sbagliarne la pronuncia, ma credo che sia la Tlesh, che è la lingua che parlano, che parla la minoranza linguistica di origine albanese qui da noi a Villa Badessa nel comune di Rosciano e in tanti altri centri dell'Abruzzo e del Molise. Sottolineo questo aspetto solo per rivendicare in qualche modo
queste iniziative, il modo in cui queste iniziative nascono e si sviluppano. Ribadire la difesa e la tutela dei diritti linguistici significa ribadire gli elementi comuni delle nostre culture. Elementi comuni, mi farebbe molto piacere insistere su ciò che ha legato le nostre culture, mi farebbe piacere insistere sul ruolo che Skanderbeg ha avuto nel difendere prima la nascente cultura dell'Europa occidentale e poi, una volta venuto meno Skanderbeg, nel citare le ben otto ondate migratorie che hanno visto molti albanesi trasferirsi nel sud Italia. Mi farebbe piacere citare il ruolo di Skanderbeg nella difesa del Regno di Napoli e nella possibilità che abbiamo avuto, anche grazie al ruolo di Skanderbeg, di riuscire a mantenere il nostro Stato di Italia. Passo solo su tutto questo, solo per sottolineare un altro aspetto, signor Primo Ministro, che ci accomuna non poco. Alla conclusione della Prima Guerra Mondiale, quando c'era stata l'infelice esperienza del protettorato italiano in Albania, ci fu il tentativo da parte dell'ultimo governo Giolitti di in qualche modo provocare l'annessione dell'Albania al Regno d'Italia. Il 25 giugno del 1920 ci fu la rivolta dei bersaglieri di Ancona, una rivolta dei bersaglieri che avrebbero dovuto imbarcarsi per sbarcare a Valona e in qualche modo realizzare l'annessione. Fu l'ultima rivolta prima della marcia su Roma, fu l'ultimo davvero anelito di libertà che accomunò le nostre due popolazioni, direi, le nostre due culture, e fu particolarmente curioso come si risolve quella sommossa, quell'insurrezione, perché la caserma dei bersaglieri di Ancona, la caserma di Narei, riuscì a contagiare la ribellione, a provocarne un contagio in tutta la città. Il re decise di inviare le guardie regie e le ferrovie dichiararono immediatamente uno sciopero generale per evitare di trasportare le guardie regie ad Ancona. E soprattutto il governo Giolitti, con la lungimiranza a cui Giolitti ci aveva abituato, avendo capito che un movimento popolare molto sentito di fratellanza con il popolo albanese era impossibile da perseguire, inventò un reato che rimase e venne contestato solo in quel caso. Per non perseguire nessuno dei bersaglieri si inventò il reato di folla, in modo tale da non poter perseguire nessuno. E da operazioni come queste e da questa coincidenza di condivisione dei valori principali, che poi sono i valori di libertà. E l'ultima cosa che voglio citare, signor Primo Ministro, durante l'occupazione nazifascista di Albania, l'Albania fu l'unico paese che non consegnò nessun ebreo, le autorità albanesi si rifiutarono di consegnare le liste degli ebrei residenti alle forze di occupazione. Combatteva, mentre qui in Abruzzo combatteva la Brigata Maiella, in Albania combatteva la Brigata Gramsci a fianco degli albanesi. Ecco, devo dire che sapere che poter lavorare valorizzando gli elementi comuni di cultura e creare una regione, una macro regione, con un rapporto Abruzzo-Albania basato su questa difesa della libertà, mi permetta di dire, Primo Ministro, che di fronte ad uno Stato, ad un popolo che non ha consegnato nessun ebreo alle truppe di occupazione nazifascista, da cittadino di uno Stato che al contrario deve ancora lavare l'onta delle leggi razziali, se lo fossi sarei davvero molto orgoglioso di essere albanese. E credo che proprio per questo comune condivisione, e perché i valori che stiamo condividendo sono valori che nascono dalla difesa dei diritti e delle libertà, lavorare per costruire la macro regione adriatico-ionica per noi sarà un qualcosa che avvertiamo non solo come dovuto, ma anche un qualcosa di assai stimolante e di estremamente piacevole. Un caro saluto a nome dell'intera Università di Teramo, a lei, signor Primo Ministro, a tutti i convenuti e naturalmente un augurio di buon lavoro. Grazie. Grazie al professor D'Amico per questa breve, una bellissima lezione. E do subito la parola al rettore invece dell'Università d'Annunzio e di Pescara, professor D'Amico. Buonasera a tutti, è un grande piacere che porto il saluto della
nostra comunità accademica, al primo ministro e a tutti i relatori di questa bellissima giornata, ringraziando naturalmente il governatore per darci l'opportunità di discutere e confrontarci e pubblicizzare, se mi permettete, la macro riforma. Perché è abbastanza importante che sappiamo che la macroregione rappresenta una grande occasione per gestire non si sente in maniera integrata. Si sentono le persone che stanno parlando, per cortesia. Dicevo che la macroregione rappresenta una grande occasione per gestire in maniera integrata beni comuni come il mare, che finalmente ci unisce e non ci divide, ma anche per produrre beni collettivi, servizi, infrastrutture che da soli non saremmo in grado di produrre. Quindi è un grande segno di unità, una grande occasione di sviluppo, dove la nostra comunità accademica, come quella del rettore D'Amico, ma anche credo di poter parlare anche a nome della rettrice Adelante, comunque fa parte del nostro sistema formativo, sicuramente avrà la necessità, questa macroregione, di inserire ricerca e innovazione, e quindi noi siamo pronti, come dire, ad inserirci e a in qualche modo partecipare, cercando di costruire una rete importante con le altre comunità accademiche dei paesi che andranno a far parte e che faranno parte di questa macroregione. Ma comunque la nostra università, quella di Chieti e Pescara, è nata come Università Adriatica a 50 anni, come dire, dalla istituzione del nostro Ateneo. La storia ha dimostrato che attraverso interazione, convegni, costantemente scambi culturali con le realtà dell'altra parte dell'Adriatico, ha dimostrato appunto di saper guardare al di là del nostro mondo. E per citare, diciamo, delle iniziative che comunque dimostrano questa nostra volontà, la nostra storia, 10 anni fa, esattamente 10 anni fa, nel 2015, la nostra università, per merito dei nostri chirurghi, organizzò un grande convegno a Chieti, dove vennero e si confrontarono su temi, diciamo, della ricerca, dell'informazione, del confronto tra i sistemi formativi nostri e quelli dell'altra sponda dell'Adriatico, ma anche, diciamo, sulle problematiche assistenziali, organizzative che in qualche modo ci accomunano. E in questo modo sono nate delle relazioni forti e costanti, come quella che abbiamo con l'Università di Tirana, che recentemente mi hanno ospitato insieme ad alcuni colleghi, che ci ha dato modo di scambiare costantemente informazioni e confrontarci sui problemi che abbiamo, e abbiamo ospitato il rettore dell'Università di Tirana, la presenza del governatore Luciano D'Alfonso, abbiamo ospitato il rettore in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico. Ecco, noi continueremo con queste iniziative, rafforzando, come dire, la volontà di, come ho detto prima, il rettore Luciano, ci sentiamo al paese, ma citando un po' il primo ministro, in cui questa mattina, parlando, diciamo, degli interessi e delle necessità della macro regione,
al di là degli aspetti diciamo della necessità di progettazioni comuni per migliorare le nostre condizioni di vita, ha citato la necessità che questa regione rappresenti anche una idea di pace in un momento anche di grande difficoltà dove si continua a seminare odio, ma anche ha detto che è necessario che la macroregione, e questo è da condividere, rappresenti e stimoli la comunità europea a sponsorizzarsi in maniera da poter affrontare i problemi comuni in maniera più snella. Ma ci sentiamo tutti albanesi, come ha detto il primo ministro, dicendo che l'unica differenza tra noi gli albanesi è che noi restiamo versaggi e loro no. Ma allora è necessario che attraverso questa azione un po' tutti andiamo a vestirci da versaggi. Grazie. Grazie. Allora, per entrare nel tema della macroregione adriatica, io darei subito la parola al dottor Focco, chiedendogli di spiegarci poi che cos'è questa macroregione, perché penso che la gente dica, ma già si fa fatica a far funzionare le regioni così come sono, no? Questa macroregione, alla fine dice uno striscione con la parola popolo, no? Alla gente comune, che tipo di vantaggi potrebbe portare, di che cosa stiamo parlando? Questa è una bella domanda, intanto buonasera, primo ministro Rama, rispettabili autorità. Io vorrei intanto ringraziare il presidente D'Alfonso perché dà la possibilità a un progetto che si chiama Adricom, che è fatto da regioni e che è capeggiato dalla mia regione, di organizzare l'ennesimo evento di un certo livello per discutere di macro regione adriatico-ionica. Ringrazio chiaramente lo staff della regione Abruzzo che ha organizzato questa serata, Regione Abruzzo che tra l'altro guida anche il programma di Patriati, perché è il programma che finanzia queste attività. La domanda che mi veniva fatta, un po' l'introduzione che devo svolgere io, non è una domanda di facile risposta, perché la percezione non è anche tra gli addetti ai lavori una percezione semplice. Io cercherò di semplificarla facendo anche qualche riflessione che possa consentire poi al dibattito, anche qualche provocazione se così può essere. In quest'area così vasta che coinvolge circa 70 milioni di persone, sono ormai 30 anni che si fa cooperazione reale sui territori. La cooperazione si è fatta anche quando su questi territori cadevano le bombe e devo dire, come dicevano i due rettori, che questo tipo di attività è stata soprattutto garantita dagli enti locali di quest'area, da comuni, province, regioni, dalle università, dalle camere di commercio. A un certo punto l'Unione Europea ha cominciato a programmare per macro aree, ha iniziato a programmare la macro regione del Baltico, poi quella del Danubio, poi si è resa l'esigenza di poter, in una zona così delicata, così complicata, poter immaginare se oltre le tante attività messe in campo, molte utili, qualche volta anche qualche doppione, l'esigenza di dargli un contesto di prospettiva, un disegno di futuro, poteva servire a meglio valorizzare risorse e esperienze. Per cui è nato un lavoro di 3-4 anni enorme tra i 9 interlocutori che mantengono vivo il percorso della strategia. Chi sono i 9 interlocutori? Sono 8 governi, perché bisogna ricordare che la strategia è intanto una competenza governativa, e la Commissione europea. Questo lavoro è stato un lavoro intenso e io non voglio ripercorrere perché creerei confusione. Io c'è un po' di confusione invece in sala, vi prego, perché qui c'è un brusio che fa sì che non si senta nulla, per cortesia, grazie. Possiamo raccoglierci con un po' di silenzio? Dicevo, no, sicuramente non ripercorro il lavoro enorme che è stato fatto in questi anni, anche perché sarebbe un bombardamento di sigle, di nomi, di progetti, di programmi che spesso, ripeto anche agli addetti ai lavori, hanno creato e creano sovrapposizione e confusione. Io invece voglio fare due premesse prima di fare qualche provocazione. La prima, il 24 ottobre questa strategia è stata approvata, quindi noi non stiamo più in una logica ancora di discussione. In questi anni
tutti i livelli hanno immaginato di dare contributi. Adesso c'è una linea, c'è una comunicazione ufficiale della Commissione, tra l'altro a quella comunicazione è allegato un piano d'azione al cui interno ci sono già delle iniziative individuate e declinate, quindi siamo già in una fase esecutiva. A metà di gennaio il Governing Board, che è l'organismo che controlla e guida l'applicazione della strategia, si è riunito per la prima volta. In questi giorni, nelle scorse due settimane, a Pirano in Slovenia, a Tirana in Albania e proprio ieri o l'altro ieri ad Atene in Grecia, si sono riuniti tre dei quattro pilastri della strategia. Manca la convocazione formale di un altro pilastro, lo dico non per fare una facile battuta, ma per fare una riflessione che riguarda il mio paese, che credo sia per la maggior parte il vostro paese. L'Italia ha avuto un ruolo importante in questi anni, però come spesso succede a questo paese, nei momenti di grande forma la presenza è certa, nei momenti di sostanza ci tiriamo qualche volta indietro. Il pilastro che non parte è il pilastro delle infrastrutture e dei trasporti. Il pilastro più importante e che tra l'altro nei giorni scorsi insomma non ha segnato pagine belle, adesso ci toccherà insomma recuperare un ruolo forte anche su questo pilastro, perché noi ci proponiamo di governare le infrastrutture e i trasporti insieme ad altri sette paesi. Queste due premesse le faccio per dirvi che gli organismi stanno cominciando a lavorare e che cosa dovranno fare? Dovranno valutare i progetti dei territori, dai governi, dai ministeri, immaginare quelli che hanno una valenza strategica, dare un bollino di qualità a questi progetti e il partenariato, il tavolo dei governi dovrà trovare i finanziamenti per approvare questi progetti. Allora, qualche riflessione veloce, le sfide. Voi capirete che intanto è un salto di qualità. I governatori o i ministri che in questi anni hanno governato in estrema autonomia anche la programmazione dei loro fondi, adesso saranno chiamati a fare uno sforzo di condivisione. Il Molise, l'Abruzzo, le Marche dovranno avere la capacità di dire che con propri fondi vengono finanziati progetti che sono ritenuti strategici e che sono a servizio di un'area molto più ampia e che non per forza dovranno ricadere nel territorio. Questo è il primo salto di qualità, il salto di qualità di decisori politici che chiaramente devono avere una visione e un disegno di prospettiva. L'altra sfida. Questa è una strategia che riguarda otto governi, quattro sono stati membri dell'Unione Europea, quattro sono non stati membri dell'Unione Europea. Una strategia si fa anche con le norme e con la legislazione. La sfida più delicata è questa, ci sono quattro governi che hanno ordinamenti e architetture istituzionali già loro molto diverse, ma che hanno una cornice europea di legislazione, ci sono altri quattro che non l'hanno, ma non esisterà una strategia se il primo sforzo è quello di decidere quali sono le regole del gioco e cercare di rispettarle tutte. L'altra sfida, la situazione economica, è una situazione economica diversa, sono otto stati completamente diversi sul piano economico, ma non esisterà il successo di questa strategia se l'avanzamento anche economico di tutta l'area non sarà omogeneo per tutta questa area. Chiaramente a queste sfide, che insomma non sono di poco conto, ripeto, ve ne potrei citare tante perché il lavoro è complicato, ci sono delle criticità. Io ne segnalo tre, sperando di dare uno spunto di dibattito ai relatori. Per la verità la prima dovrebbe essere la seconda, ma la dico perché è stato richiamato nella domanda che mi è stata fatta. La comunicazione, l'informazione e la formazione. Non c'è la convinzione, anche ripeto tra gli addetti ai lavori, di che cosa realmente sarà la strategia. Per cui dovrà essere fatto, e anche velocemente, sui nostri territori un'azione di comunicazione incredibile. Io lo dico tra l'altro in questa sede, dove immagino più tardi ci raggiungerà l'onorevole Legnini, che la sottosegretaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri tra l'altro aveva avviato questa cosa, poi come succede spesso cambiano anche le persone, si fermano anche le buone idee, ma questa sarà la prima azione che i nostri territori dovranno fare, cioè far condividere fino ad arrivare ai cittadini qual è il senso di questo sogno comune o di questa strategia. La seconda criticità, la guida della strategia. Noi abbiamo avviato degli organismi che sono totalmente tecnici. Ci
dovrebbe essere un alto livello di guida che è fatto dai ministri degli esteri, ma si sono riuniti una sola volta all'evento di lancio della strategia a Bruxelles. Adesso il problema si pone, non esiste una strategia anche nelle nostre case che poi non ha una guida che riesca a controllarla. Io credo che questo sia un problema politico serio, che dico anche all'onorevole Iacucci. Noi dobbiamo riappropriarci di una guida politica di questa strategia, che dovrà essere soprattutto dei governi centrali, ma anche del protagonismo dei territori. La terza criticità è questa: il protagonismo delle regioni, delle province e dei comuni. Non esisterà strategia se questi livelli subnazionali saranno realmente protagonisti, per due motivi. Il primo ve l'ho detto prima, perché la reale cooperazione, le centinaia di progetti che venivano richiamati anche dai regioni, sono stati tutti gestiti soprattutto dagli enti locali, che hanno rapporti e relazioni fortissime con i paesi dell'altra parte dell'Adriatico. La seconda è che i fondi che sosterranno la strategia, al di là dell'ambizione del rettore di Teramo di cercare ulteriori fondi, sono fondi che già sono programmati dall'Unione Europea e soprattutto per l'Italia. Saranno i fondi strutturali, che evidentemente sono declinati e programmati dalle regioni, sono i fondi a gestione diretta dell'Unione Europea, che dubito che il livello centrale potrà aggredire, sono i fondi dello strumento IPA per i paesi che non sono membri dell'Unione Europea e sono i fondi della cooperazione territoriale europea, cioè i programmi transfrontalieri e transnazionali, che per definizione sono soprattutto di comuni, regioni, camere di commercio e università. Per cui è importante che anche nella governance politica il livello substatale ci sia, ed oggi in quel tavolo di governance c'è solo un riferimento su 40 che riguarda i livelli degli enti locali. Finisco velocemente dicendo però quali sono le opportunità. Io ne cito tre, sono due, però su due credo di trovare adesione di interesse da parte di chi interverrà dopo di me. I trasporti. Noi abbiamo proprio in quest'area, e il Presidente D'Alfonso ne ha fatto subito un impegno di questi primi mesi, un anomalo buco che da Ancona nel sistema trasportistico europeo fino a Bari sostanzialmente si interrompe sulla dorsale adriatica qualsiasi tipo di collegamento veloce. Non è possibile, se questi territori non vengono collegati da una parte e dall'altra e tra le due parti, non esisterà nessuna possibilità di sviluppo. Probabilmente la regione Abruzzo e la regione Molise da sole non riusciranno, neanche forse l'Italia da sola riuscirà a organizzare una lobby forte, una lobby condivisa con 8 paesi, così in un'area così delicata potrebbe avere il successo che merita. Secondo riferimento, è un altro tema scottante, uno dei pilastri della strategia è il turismo. Cioè nella comunicazione un quarto di quelle pagine è dedicato al turismo sostenibile. Ora non è possibile, è solo demagogia immaginare di impegnare livelli centrali, livelli locali a progettare, ad approfondire tematiche sul turismo se mentre si fa questo lavoro in questo piccolo mare si lasciano licenze di perforazione petrolifera. Io lo voglio dire anche qui senza demagogia, magari ci fosse tanto petrolio nel mare Adriatico, basta che però non si danno altre mission e si scrivono altre cose nei documenti, perché se invece il documento è per la promozione di un turismo sostenibile, qualcosa non funziona, se mentre una parte lavora ad un obiettivo, un'altra parte lavora a un obiettivo critico e abbastanza complicato. Allora la strategia deve servire anche a dare questi contesti, è un contesto più ampio, un contesto politico dove alcuni argomenti, alcune tematiche possono essere affrontate. Io mi fermo qui perché ho già preso troppo tempo, è chiaro che si potrebbe continuare su tanti temi e su tante problematicità. È una prospettiva di grande interesse, ci sono risorse, la Commissione Europea ha fatto una stima che è inutile che vi dica perché creerebbe solo delle facili illusioni, ma ci sono risorse importanti su quest'area che, se messe a valore in maniera adeguata e con serietà e con uno scambio reale di condivisione, possono veramente segnare il futuro positivo di un'area importante, di paesi che cooperano da anni, di storie che si incrociano e che affondano in secoli i loro rapporti. Grazie. Grazie, dottor Bocco.
Allora, credo che il massimo conduttore della macroregione sia Ilia Jakovčić, perché è colui che sta scrivendo la relazione al Parlamento europeo sulla macroregione. Finalmente. Sì, dico finalmente perché finalmente abbiamo una strategia per i nostri paesi, per il nostro mare. La vostra presenza qui mi dimostra che la strategia è venuta nel momento giusto, per il territorio giusto e per la gente che vuole questa strategia. Perché la presenza anche nei altri posti, come abbiamo già parlato, della macroregione dimostra che abbiamo bisogno di questa macroregione e che finalmente l'Europa ha capito che deve insieme con noi, con i paesi, con le regioni, con le province, con i comuni, con le università, con le camere di commercio, deve creare sinergia, deve creare amicizia, deve creare una macroregione che porterà frutti e porterà risultati per la gente, per le aziende, per tutti quelli che vogliono essere presenti nella strategia adriatico-ionica. Io ho ricevuto un compito, per me probabilmente per la mia vita il più importante finora. Devo scrivere la relazione sulla macroregione adriatico-ionica per il Parlamento europeo e voglio sentire voi, voglio sentire il vostro caro Presidente D'Alfonso, voglio sentire il Presidente del Molise, voglio sentire il Primo Ministro dell'Albania e tutti gli altri che vogliono aiutarmi a scrivere un documento che sarà votato nel Parlamento europeo e che finalmente avrà tutto quello che il territorio e il nostro mare ha bisogno. Vogliamo scrivere un documento che sarà davvero un territorio, un documento che dirà tutto quello che è necessario per la nostra gente, per tutti quelli che amano questo Adriatico e questo mare Ionio. In più di questo, sottolineerò solo due o tre cose. La politica ha voluto questa macroregione. Dopo quella danubiana, dopo quella del Baltico, finalmente abbiamo la nostra strategia, che è davvero molto molto specifica, perché abbiamo quattro paesi membri e quattro paesi che non sono membri. Ma tutti questi quattro paesi che non sono membri dell'Unione Europea diventeranno membri dell'Unione Europea, perché io non posso vedere una penisola come quella balcanica dove sarà un buco nell'Unione Europea. Chiaramente questo non accadrà domani, forse qualche paese non riuscirà neanche dopo domani a entrare, perché ha dei problemi, mi riferisco alla Bosnia e Erzegovina, ma dall'altra parte sono sicuro che un paese come l'Albania, Montenegro, la Serbia, il Fyrom, la Macedonia, ha tutti i diritti di vedersi come membro dell'Unione Europea a pieno titolo. E per questo siamo felici quando vediamo il presidente Edi Rama a Belgrado a parlare con Vučić, perché questo porta stabilità che finalmente abbiamo bisogno nei Balcani. E io mi congratulo con il presidente per i risultati ottenuti e spero che con questa politica si continuerà. Noi tutti abbiamo vissuto la guerra nei Balcani. Oggi questa generazione deve portare non solo la pace, deve portare il sviluppo e deve portare la ricchezza più possibile. Questo è il nostro compito. Io vedo la macroregione come uno dei meccanismi che riuscirà a portare non solo quello che è sicuramente necessario, questi sono i fondi europei per la macroregione, ma che porterà una politica diversa di quella che abbiamo avuto finora nei Balcani e su questo mare. Io avevo già detto, questo mare era 25-30 anni fa, non era un mare, era un muro, perché tutti sappiamo che l'orizzonte che quella volta vedevamo forse è sicuramente lo stesso oggi, ma quell'altra nel cuore era un altro orizzonte, dall'altra sponda dell'Adriatico era buio. Oggi non è così. L'altra sponda dell'Adriatico nasce una democrazia che vuole vedere felice la gente dell'Albania, la gente dei altri paesi dei Balcani, e io invito
la vostra regione, invito la regione del Molise, invito l'Italia di cooperare, aiutare e essere insieme con i paesi che sono nei Balcani. Sicuramente con questi messaggi, che sono più politici che altri, non voglio dimenticare tutte quelle necessità che abbiamo, tante tante piccole cose, grandi cose come abbiamo sentito poco fa, la necessità di un corridoio adriatico che ancora necessita qui da Ancona fino a Varese. Questo abbiamo capito, io scriverò questo nel documento perché questo è necessario per il vostro territorio, come anche la stessa cosa il corridoio adriatico-ionico che è necessario, che parte da Trieste e arriverà fino a Tirana, forse anche più giù verso Atene. Questo è quello che è grande, ma io essendo nella politica già 25 anni so che tante cose stanno nel piccolo, per cui vi invito di scrivermi, di mandarmi delle idee, tutto quello che pensate che può essere giusto per il territorio, giusto per la gente, sarà accolto da mia parte. Non posso permettere di scrivere tutto nel documento, ma sono convinto che lo spirito di questa serata qui sarà scritta anche nel mio documento. Grazie mille. Grazie a Ivan Jakovčić, tra l'altro non posso fare a meno di notare che i nostri partner al di là dell'Adriatico parlano tutti un italiano perfetto, sentirete dopo anche in Tirana, noi magari c'è dal Varese sul croato siamo un po' più in difficoltà, per cui credo che sia da parte loro un grande sforzo appunto per far sì che sia veramente un'unica regione. E Tirana parla di italiano meraviglioso, l'ho detto, no? Sì, allora io darei subito la parola a questo punto al primo ministro. Vi prego di fare silenzio per ascoltarlo con il dovuto rispetto, grazie. Ma innanzitutto non posso evitare di dire che è una cosa molto particolare essere in Italia, perché esattamente essere a casa non c'è mai silenzio quando si parla delle riunioni, e questo mi fa sentirsi in Albania. Grazie a tutti, grazie. Caro Presidente D'Alfonso e cari amici, lasciatemi innanzitutto ringraziare di cuore la presidenza della Regione Abruzzo per l'organizzazione di questa conferenza importante e anche per la caldissima accoglienza. Per me essere qui presente oggi in una platea così nutrita e rappresentativa delle vostre realtà regionali è una particolarissima soddisfazione. L'Abruzzo, anche per la sua storia, rappresenta per noi albanesi un importante punto di riferimento, un partner sicuro nel percorso di integrazione nell'Unione Europea, un percorso che individualmente tanti albanesi l'hanno già compiuto, arrivando su queste terre e dimostrando di essere europei nello spirito e nella loro volontà. Sono oltre 13.000 gli albanesi che vivono in Abruzzo, circa il 18% del totale di stranieri residenti in quest'area. E se andiamo indietro nel tempo, i primi albanesi sono giunti in questa terra nel 1700, e si sono stabiliti a Villa Badessa, solo 25 km dalla sala in cui ci troviamo. E poi non è senza rilevanza, anzi è di grande rilevanza il fatto che questa è la terra di D'Annunzio, ma anche di Rocky Marciano. E
il tema che oggi ci mette insieme è un tema molto importante, perché viviamo in un'epoca in cui il nostro continente, che oggi conta ben 500 milioni di cittadini, si sta confrontando con l'ombra del suo passato. Viviamo in un'epoca in cui all'Europa della pace e della speranza viene contrapposta un'Europa di conflitti e della paura. All'Europa del grande ideale dei padri fondatori, l'Europa dei popoli uniti, viene contrapposta la politica dei comici che vogliono sfasciare tutto. Per questo una delle sfide più complesse, e forse la sfida più importante della politica europea, ma anche della politica di noi europei in ciascuno dei paesi, è di convincere le persone, di convincere i cittadini che più Europa, non meno Europa, è la via maestra per uscire da una situazione difficile come quella attuale. Cercare la soluzione fuori dall'Europa è praticamente cercare la soluzione fuori dalla storia. E a tutti quelli che predicano l'uscita dall'Europa, io direi che predicano non solo l'uscita dalla storia, ma un percorso in un vicolo cieco che la storia ci ha imparato a percepire e a concepire, per non mai ripetere. E per questo io ritengo che le strategie macro-regionali servono ad andare oltre i dibattiti nazionali, spesso ostaggi del quotidiano e spesso ostaggi delle elezioni a venire in 28 paesi membri, che rappresentano oggi la forza che deve prendere decisioni, e per questo rappresentano anche delle volte la grande debolezza nel prendere queste decisioni. E la nostra scommessa deve essere quella di coniugare una cooperazione progettuale su territori integrati con una forte visione strategica del nostro spazio europeo, rendendo i cittadini e le comunità protagoniste di questo processo. Perché parliamo di economia, parliamo di finanze, parliamo di problemi della moneta, ma spesso ci scordiamo che l'Europa non è solo economia, non è solo finanze, non è solo l'euro, ma è soprattutto un grande progetto di pace che non dobbiamo mai scordare. E che dobbiamo nutrire tramite nuove vie. E io credo che la macro-regione, la strategia delle macro-regioni, è una nuova via per rafforzare i legami tra paesi vicini, ma anche per sottolineare una strategia di pace tramite la cooperazione economica, sociale e la comunicazione e informazione continua tra gente di diverse nazioni. Non è un caso infatti che nell'Unione Europea abbiamo ben 95.000 autorità regionali e locali che da sole realizzano oltre i 2/3 degli investimenti pubblici nel nostro continente. Non è un caso che queste autorità locali e regionali implementano oltre il 70% della legislazione europea. E non è un caso che in Albania nell'ultimo anno abbiamo messo in atto una riforma radicale del territorio e della sua amministrazione per ottimizzare l'organizzazione
delle autonomie locali, riducendo il numero dei comuni da circa 400 a solo 61 e creando così quei territori a misura di politiche sistemiche adeguate e coerenti con le necessità dei cittadini. Finalmente, dopo un lavoro durato anni, come è ovvio quando si parla di Bruxelles, dal gennaio di quest'anno siamo entrati nella fase attiva e spero che sia veramente così, che la fase attiva della macro regione Adriatico-Ionica non si perda ma realizzi il sogno e le ambizioni di quattro paesi membri dell'Unione Europea e quattro altri, tra cui l'Albania, che non sono membri e che io spero saranno membri in tempi rapidi. Spero perché, devo dirlo francamente, in questa situazione d'oggi non sta solo a noi, ai nostri paesi, ma sta anche alla maniera con la quale l'Europa si confronterà con il suo destino, il risultato di questo percorso comune. E auspico che nel breve medio periodo possano diventare parte anche il Kosovo e la Macedonia, andando a completare così un quadro regionale complesso dove la cooperazione transfrontaliera ricopre un'importanza strategica. La sfida dei Balcani sta oggi anche nel riuscire ad armonizzare le strategie nazionali e regionali con un'agenda di integrazione nell'Unione Europea, come faro fino adesso indiscutibile per tutti i paesi della regione, perché la sfida nei Balcani è oggi molto simile alla sfida dell'Europa del dopoguerra. I Balcani oggi sono per la prima volta nella loro storia in una situazione di pace e in un processo di cooperazione tra loro, ma è un processo che non può andare lontano se l'Europa non guarda più lontano dall'ombra di se stessa. E per questo dobbiamo fare tutti uno sforzo di sintesi affinché si possa arrivare ad un quadro di interventi e di strategia in linea e funzionale alla più ampia partecipazione nella macroregione Adriatico-Ionica. Le innumerevoli problematiche relative allo sviluppo ambientale, sociale ed economico non possono più essere in appanno a causa dei singoli stati e pertanto la macroregione Adriatico-Ionica diventa uno strumento che ci permette di affrontarli insieme in modo efficace e promuovendo una collaborazione transfrontaliera per far sì che le sfide che il futuro ci vede davanti non siano percepite come minacce ma come opportunità. La macroregione Adriatico-Ionica dovrebbe diventare quindi un buon modo di vedere e concepire i territori in un'area così cruciale per la crescita e lo sviluppo di tutto il continente, in un'area così vulnerabile che può offrire tanto ma che può far soffrire tanto nello stesso modo. Per l'Albania e i Balcani occidentali questa iniziativa assume un forte segnale di riconoscimento politico in quanto traccia in modo netto e irreversibile un percorso europeo. A livello economico diventa un'occasione irripetibile per le aziende dei paesi membri, aprendo davanti a loro prospettive inedite in un territorio molto più ampio formato da piccole e medie imprese che sicuramente potranno aumentare il volume dei loro interscambi. È un'enorme opportunità soprattutto per i giovani e per i giovani imprenditori sicuramente, per sviluppare i concetti dell'economia verde e di quella blu
che potranno diventare il vero motore per uno sviluppo sostenibile di tutta l'area. Stare insieme dentro un processo così affascinante dovrebbe spingerci a proseguire sulla strada del scambio di buone pratiche, sia a livello regionale che su quello più ampio in ambito di macro-regione. In Albania, per esempio, grazie anche all'aiuto italiano, stiamo investendo molto nella formazione professionale. Penso che dobbiamo puntare su questo settore per recuperare il bene più prezioso di un'economia, la manodopera altamente specializzata, gli artigiani, coloro che con le loro mani riescono a produrre prodotti che tutto il mondo invidia a questi territori. È per questo quindi che in un'economia di mercato sempre più globale dobbiamo cominciare a ragionare sui meccanismi di ottimizzazione di queste iniziative. E non vorrei andare più lontano e non vorrei prendere più tempo a tutti voi, ma vorrei solo sottolineare che la sfida sta in quella difficoltà quasi fisiologica di in quest'area di coordinamento. Di coordinamento soffre ognuno di questi paesi, sia dei paesi membri sia dei paesi non membri. Di coordinamento soffre l'Albania, ma soffre anche l'Italia. E figuriamoci adesso cosa dobbiamo soffrire insieme per coordinare in otto tutto questo sforzo importante. Ma non c'è un'altra via e non c'è un altro percorso per captare le nuove opportunità. E la sfida spetta a tutti noi. Dobbiamo essere in grado di presentare progetti nei settori previsti, ma innanzitutto di coordinare le idee e di coordinare gli sforzi per far sì che questi progetti non siano frutto dell'approccio della vecchia maniera. Voglio dire, l'approccio dei vecchi stati membri che utilizzavano i poveri stati dall'altra parte per prendere i soldi per loro stessi e per far pagare quella famosa assistenza tecnica che non era nient'altro che un scippo per gli uni e per gli altri. E nel concludere questo intervento vorrei dunque invitare tutti a essere propositivi e usare al massimo questa opportunità. Spero tanto che, avendo un eurodeputato croato che scrive il documento, abbiamo una chance in più, perché essendo croato ha una possibilità in più per capire gli uni e gli altri. Se lo scriveva un italiano rischierebbe di capire gli altri dall'altra parte, e se lo scriveva uno dall'altra parte rischierebbe di capire gli altri da questa parte. Un croato non può fallire questo. Dunque, se vogliamo farcela, e dobbiamo farcela, possiamo farcela solo tutti insieme. Perché, come diceva Churchill, possiamo starne certi che quando apriamo una linea tra il presente e il passato, rischiamo di perdere il nostro comune futuro. Grazie. Allora, grazie Dirama per il bellissimo discorso. A questo punto io chiederei a Giovanni Ledini, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, che ci ha raggiunto, gli vorrei fare una domanda, anche se mi è consentito, perché qui abbiamo sentito parlare di politica, economia, finanza, moneta, turismo, pace, ma la parola giustizia, ecco, in un mondo che si allarga sempre di più, visto che tu sei il massimo esperto qui, come si inserisce? Perché c'è una grande domanda di giustizia. Grazie direttore, buon pomeriggio a tutti. Risponderò con precisione a questa domanda in sintesi, ma prima consentitemi di ringraziare per davvero
il primo ministro Edi Rama per la sua presenza, per le cose che ha detto qui adesso, molto importanti, per aver privilegiato la nostra regione, l'Abruzzo, e questo va a merito di Luciano D'Alfonso che ha subito individuato questo progetto, questa strategia come lo spazio entro il quale coltivare le ambizioni di crescita della nostra regione. Peraltro un'amicizia, quella tra l'Albania e la regione Abruzzo, che si condisce con le iniziative, i rapporti, le relazioni che la regione stessa sta intrattenendo, ma che si svolge dentro un contesto di eccellenti rapporti tra l'Italia e l'Albania, l'Albania di Edi Rama. Di questo sono assolutamente convinto, e sono convinto che potranno venire solo cose buone se il clima, la cooperazione, lo scambio culturale prima ancora che economico si svilupperà nel modo che sta già accadendo tra i due paesi. Ringrazio anche Ivan Jakovic perché è stato lui quale relatore a concludere questo percorso così importante, che è durato molto tempo, ma ci voleva tempo per mettere a fuoco appunto le idee, i programmi, i progetti, le relazioni, le interlocuzioni sociali, istituzionali, per avvicinare le culture e le sensibilità di questo grande spazio europeo dentro il quale è possibile coltivare una nuova dimensione, una nuova qualità dello sviluppo che riguarda noi, che riguarda i nostri amici e fratelli, direi, dei paesi balcanici che si affacciano sull'Adriatico e sullo Ionio. Mi sono occupato, e vengo alla domanda, di macroregione sia da parlamentare, allorquando per la prima volta portammo nelle aule del Parlamento questo tema, fui io il primo firmatario dell'atto di indirizzo che impegnava il governo a fare in modo che l'iniziativa, che subiva qualche rallentamento in quel momento storico, potesse concretizzarsi con un ruolo attivo, propositivo del nostro Paese, e poi dal governo con un progetto che mi auguro si possa concretizzare, che mi ha detto Francesco Coppo, che ha ricordato, senza una capacità di comunicazione istituzionale tra paesi che hanno una fortissima omogeneità territoriale, ma una qualche seria disomogeneità economica, culturale, storica, senza una capacità di strutturare un sistema di comunicazione ai vari livelli, sarà più complicato portare avanti progetti che comunque dobbiamo portare avanti, progetti che si articoleranno sugli assi che sappiamo e che dovranno prevedere la partecipazione di tutti, delle istituzioni, certo, delle università, saluto il rettore, di tutti i poteri locali, sindaci, comuni, ma soprattutto delle imprese. No, mi fa piacere che questa sala sia molto frequentata dalle nostre importanti imprese, quelle abruzzesi e non solo quelle abruzzesi. E quindi vengo alla domanda, ma che c'entra? Che c'entrano le regole? Che c'entra un sistema di giustizia? Che c'entra? C'entra come? Anzi, non c'è documento di programmazione economico e finanziaria dell'Unione Europea, non c'è strategia, non c'è progetto che non contempli la necessità di avere un quadro di regole certe e una governance e un sistema giudiziario che consenta alle imprese, alle istituzioni di coltivare i propri progetti in un quadro appunto di certezza dei diritti e di certezza degli scambi. Questo è un prerequisito, è una necessità, e l'Europa è attentissima a questa finalità. Anzi, cioè, mi auguro che l'Albania ben presto diventi, un augurio che facciamo con il cuore all'Albania, membro effettivo, ormai spero ci siamo in una fase avanzatissima grazie a loro, alle riforme che hanno fatto, al percorso che hanno avviato. Anzi, questo punto, questo sistema è uno di quelli che viene più attenzionato nella valutazione della qualità istituzionale delle performance di un paese nel processo di adesione all'Unione Europea. Peraltro tanto c'entra che posso qui testimoniare, come il Presidente Edi Rama saprà, che c'è una collaborazione molto forte tra l'Italia e l'Albania proprio sui temi della sicurezza e della giustizia.
protocolli stipulati sono stati molteplici, l'ultimo è stato aggiornato di recente, non solo, ma c'è un progetto europeo, Euralius si chiama, che è stato concluso nel 2013, di cui è stato partner proprio il Consiglio Superiore della Magistratura italiano, con l'Albania, con l'Alto Consiglio di Giustizia albanese, l'omologo albanese del Consiglio Superiore. Un altro progetto è in fase di strutturazione. Colgo l'occasione per dire qui pubblicamente al Presidente Edi Rama che il nostro Paese, l'Italia, il sistema di giustizia italiano è pronto a dare tutta la collaborazione perché le riforme molto importanti, molto rilevanti che voi avete messo in campo con la Costituzione nuova approvata nel 98 che prevede, voglio ricordarlo, la distinzione, la separazione dei poteri, per noi un dato storicamente acclarato, ma in Albania fino a qualche tempo fa non era così, come non era così per altri paesi di quell'area geografica, la separazione dei poteri, i principi di autonomia e indipendenza della magistratura, principi preposti a tutela non già e non solo dei magistrati, quanto dei cittadini, della corretta regolazione dei rapporti sociali e dei rapporti economici. Si sa, e questo è l'altro aspetto della sua domanda e chiudo, che uno degli elementi che orientano le imprese nell'investire in un determinato paese, che lo sanno bene le aziende importanti che hanno un ambito di operatività internazionale che qui sono presenti, uno degli elementi che orienta o non orienta un'impresa a fare un investimento, ad intraprendere un'attività, a decidere di partecipare a una collaborazione, a una comunque ad un progetto di cooperazione, è la certezza del diritto, è una giustizia equa, è un sistema di regole che funzioni, ed anzi il nostro paese, che pure è il paese dove la cultura giuridica è più forte, più antica, dove i principi più non sono più solidi, ma dove ci sono disfunzioni, inefficienze che conosciamo del sistema di giustizia, al quale dobbiamo porre rimedio, stiamo cercando di porre rimedio al più presto, proprio questo fattore costituisce per noi oggi un handicap forte di attrattività degli investimenti dagli altri paesi. E d'altra parte le nostre imprese nel recarsi in quei paesi in via di sviluppo, in quei paesi che da poco sono entrati in una fase, in una condizione di maturità democratico-istituzionale, hanno difficoltà, temono che quei sistemi non reggano appunto ad un esercizio corretto dell'attività d'impresa. Ecco quindi che il punto delle regole, il punto di sistemi di giustizia equi, trasparenti ed efficienti costituisce una condizione essenziale per portare avanti progetti così importanti. La macro regione adriatico ionica è un grande progetto, si apre quest'anno ufficialmente e durerà nel tempo, dipende da noi, dipende dai paesi, dagli uomini di governo, dalle regioni, dai territori, ma dipende da tutti quanti noi farla vivere per fare in modo che questo spazio costituisca quello entro il quale il futuro dei nostri giovani possa migliorare. Grazie, grazie Presidente Leato, auguri all'Albania, auguri alla macro regione. Allora, grazie Giovanni Regnini, il primo ministro ci deve salutare perché credo che sia di niente in Albania, per cui io gli farei un applauso, lo ringrazierei ancora per questa visita. Allora, continuiamo con questa chiacchierata. Io chiederei al Presidente della Regione Molise, Paolo Di Laura Frattura, di dirci dove stanno quelle opportunità. Si sentiva parlare dei nostri giovani che possono andare in Albania anche con nuove imprese, si sentiva parlare di economia blu, economia verde. Dove stanno adesso? Perché quando parliamo di Europa la gente si aspetta sempre finanziamenti, soldi. Ecco, qual è lo spazio che si apre? Innanzitutto buonasera a tutti, grazie Luciano dell'invito, grazie agli ospiti, grazie al primo ministro albanese, ma soprattutto, perdonatemi con affetto, grazie Iva. Grazie ancora una volta per un riferimento a un metodo di lavoro che diventa rigorosamente
fondamentale. Prima di predisporre una relazione, ascoltare. Ascoltare non i vertici, ma ascoltare i territori, ascoltare le rappresentanze, ascoltare le università, ascoltare i portatori di interesse, le associazioni, le imprese, costruire insieme delle opportunità, sentire il passaggio sul collegamento nord-sud per l'alta mobilità più che per l'alta velocità significa aver già colto una straordinaria opportunità di sviluppo, in particolare per il nostro paese, in una strategia di area vasta che considera l'Adriatico Ionico e Ionio il collante con l'altra parte, con l'altra sponda del mare. Oggi per la prima volta si ha un riconoscimento di una strategia, di un'esperienza che Ivan ha vissuto con il Molise dal 2002, con l'Euroregione Adriatico-Ionica, un'esperienza fatta sulla volontà di 26 regioni di costruire insieme un network che diventasse opportunità. Opportunità sicuramente per gli operatori, opportunità per i giovani, ma soprattutto opportunità di scambio di buone pratiche. Il passaggio fatto dal Presidente Rama sull'assistenza tecnica, forse l'elemento che ha drogato più di ogni altro la progettazione europea negli anni, la dice lunga. E allora poco ci interessa l'assistenza tecnica, poco ci interessa la premialità per chi fa questo di mestiere, tra virgolette, ma sicuramente ci interessa la capacità dello scambio di buone pratiche. E soltanto insieme lo scambio di buone pratiche, per realtà così diverse in termini di normativa, faceva bene l'onorevole Legnini a richiamare le difficoltà oggettive, considerando che per la strategia parliamo di 8 regioni, ma nell'esperienza 26 regioni che hanno regolamenti, norme assai diverse. Dare certezza all'impresa, dare certezza al giovane, dare certezza a chi decide di investire, considerando vincente un'idea, diventa il primo obiettivo che insieme dobbiamo costruire. Prima ancora di parlare di Euroregione, forse per la prima volta Abruzzo e Molise, o Molise e Abruzzo ragionano insieme per i grandi temi. E ragionano insieme non perché il recinto amministrativo diventi vincolante in una logica di paese che tenta di cambiare, ma due regioni che ragionano insieme perché capiscono che soltanto insieme possono semplificare le opportunità e lo possono fare soprattutto sui grandi temi. Prima di parlare di economia verde o di economia azzurra dobbiamo parlare delle infrastrutture. In assenza di infrastrutture, paradossalmente, in assenza degli investimenti o del ritorno degli investimenti per i filoni che più di ogni altro possono garantire sviluppo, sta a significare che soltanto insieme riusciamo a concretizzare quelle opportunità. Parlare di turismo sostenibile significa avere idea di che cosa significa scambiarsi opportunità, che cosa significa offrire ricevibilità del turista, che cosa significa ospitare il turista, che cosa significa creare opportunità perché il turista voglia sentirsi raccontare un'esperienza diversa. E allora, se è vero che l'Europa non è soltanto un'unione economico-finanziaria, ma soprattutto diventa una garanzia di pace, ancora di più queste opportunità devono diventare in un sistema in pace lo strumento per superare il disagio sociale che, crisi o non crisi, purtroppo troppe realtà di quest'area vasta continuano a vivere. E allora parlare di energia significa creare le opportunità, parlare di idroelettrico parlando di scutari, con una sovrabbondanza d'acqua, significa capire per esempio che cosa significa quella sovrabbondanza d'acqua in termini di ritorno per realtà che purtroppo di acqua ne hanno poco. Questo significa allargare un tema, un disastro per quanto riguarda, per dire, il lago di Scutari, rivolto ad aree che invece di acqua purtroppo ne hanno poca. Tanto per fare un esempio e rispondere al direttore del centro. Creare opportunità nell'agroalimentare significa creare elementi di scambio, significa avere piattaforme logistiche per avere ulteriori sbocchi su altre parti della nostra Europa. Però ribadisco, non mi fermerei esclusivamente su questi aspetti puntuali,
però cercherei di capire quanto importante per quella capacità di ascolto diventa il ruolo della governance degli enti locali. Quei 90.000 enti locali che fanno parte oggi della nostra Unione Europea, che effettivamente continuano ad avere il rapporto diretto con il cittadino, che conoscono puntualmente le esigenze del cittadino, dell'imprenditore. E su questi temi, Ivan, sono convinto che la tua capacità di ascolto, ma soprattutto la tua esperienza, ci darà garanzia, perché nei fatti la tua relazione centrerà questi obiettivi. E allora non credo che sia oggi, anzi non mai come oggi, un problema di disponibilità di risorse. Noi due regioni, Molise e Puglia, con Albania e Montenegro, abbiamo a disposizione su un programma dedicato 80 milioni di euro. Sarà a noi dimostrare come quegli 80 milioni di euro diventano 80 milioni di opportunità per i nostri sistemi. Su questa base, su questa logica di aggregazione, su questa logica di richiesta di governance, io sono convinto che la prossima programmazione, visto che ci vedrà, penso per l'ultima volta, protagonisti rispetto a un'Europa che cambia, potrà significare effettivamente la capacità del nostro Paese di esserci da protagonista per il futuro, oppure purtroppo di perdere questa leadership in un sistema che è destinato a cambiare. Grazie. Allora, grazie al Presidente della Regione Molise. A questo punto concludiamo con il Presidente D'Alfonso, che è il padrone di casa. C'è una domanda che...